Oggi affrontiamo un tema attuale da molto tempo e che probabilmente ci accompagnerà ancora per molti anni, ed è la questione relativa all'amianto. L'amianto è un materiale che da moltissimi anni viene impiegato per la produzione di tanti materiali, per caratteristiche particolari di resistenza, di robustezza, di resistenza al fuoco, agli acidi. È stato un materiale veramente dalle grandi proprietà fisiche, largamente impiegato nel secolo scorso in modo particolare per produrre veramente di tutto. Il materiale che maggiormente conosciamo, che maggiormente il grande tutti conoscono, è il cemento amianto, volgarmente detto Eternit, prendendo il nome da una ditta che l'ha prodotto in grande quantità. In realtà lo si trova anche all'interno di moltissimi altri materiali di largo consumo, perché è stato impiegato da giocattoli, tessuti, materiali di sicurezza, guanti da forno. Lo si può trovare veramente in tantissimi luoghi e in tantissimi oggetti. È un problema che ci tocca da vicino perché, avendolo utilizzato e impiegato per costruire molte cose, oggi lo ritroviamo da tante parti. Come molti sanno, l'Italia, come molte altre nazioni, ma non tutte, ne ha bandito l'uso ormai da molti anni, nel 1992, infatti è del 92 la legge che mette al bando l'uso attivo di questo materiale, e non ne vieta però l'uso passivo, ovvero il mantenimento in servizio di questi materiali. Per due motivi. Il primo, perché sarebbe letteralmente impossibile levarlo in breve tempo, per la grande quantità, per la grande diffusione di questo materiale. E l'altro è perché, se trattato in modo opportuno e se non disturbato, diciamo così, non arreca danno. La prima distinzione per comprendere bene la tipologia di materiale, e quindi la pericolosità del materiale, non è tanto per la tipologia di fibra, perché sì, molte classificazioni sono state fatte e si possono fare, però l'elemento discriminante che può essere di interesse per molti è la tipologia di matrice che lo contiene, ovvero la sostanza all'interno della quale l'amianto si trova. Ecco, la distinzione fondamentale è se la matrice che supporta questa fibra è compatta o friabile. Questo è il vero discriminante che determina poi la pericolosità del contatto con le fibre e la probabilità di contatto con le fibre. Se il materiale è compatto, il materiale è del tutto sicuro, se non lo si disturba. Quindi, per capirsi, quello che viene volgarmente detto Eternit, ovvero il cemento amianto, ma lo stesso linoleum o tantissimi altri tipi di materiale, anche elettrico, che si possono trovare, non hanno nessun problema finché non lo si va a rimuovere e non si arreca un disturbo a questo materiale. E precisiamo una cosa: la bonifica del materiale contenente amianto può essere fatta esclusivamente da imprese specializzate. Quindi, se mi trovo a dover in qualche modo intervenire per bonificare un sito con materiale contenente amianto, cosa per esempio ragionevolmente possibile quando per esempio si effettua una ristrutturazione di un fabbricato che ha visto la sua costruzione nei primi 70 anni del secolo scorso, o anche una ristrutturazione in quello stesso periodo, beh, è ragionevole interrogarsi sulla presenza di questo materiale. Laddove si dovesse trovare, la bonifica deve e può essere condotta solo da un'impresa specializzata. In realtà vi è un'eccezione, è possibile per piccoli quantitativi, però solo di materiale in matrice compatta, che il privato cittadino, solo su beni di sua proprietà, possa condurre bonifiche semplici. Non è una cosa difficile, è opportuno in questo caso rivolgersi comunque a ditte specializzate che poi provvederanno allo smaltimento, oppure ai servizi dell'ASL. Sia i servizi di medicina del lavoro sia i servizi di igiene pubblica sono in grado di dare tutte le informazioni per un corretto smaltimento.
Una cosa che mi preme ricordare è che oggi il tributo di vite che paghiamo a livello nazionale e anche nostro locale per le bonifiche di amianto spesso è dovuto allo sfondamento. Sì, perché le lastre tipiche di cemento amianto non sono pedonabili, ma tutti gli anni in Italia sono circa 50 morti per sfondamento delle lastre in Eternit. Quindi la prima cosa da sapere è che non si può camminare in sicurezza su una lastra in Eternit. Torniamo alla bonifica e a quello che la pubblica amministrazione ha fatto e sta facendo per cercare di andare incontro alla gestione e alla soluzione di questo problema. La Regione Toscana di recente, circa un anno e mezzo fa, ha varato un nuovo algoritmo che è a disposizione di tutti i cittadini, è uno strumento virtuale, non materiale, è un algoritmo appunto per la valutazione e la classificazione di un manufatto. È una cosa relativamente semplice, qualunque tecnico professionista può attuarlo, si trova banalmente sul sito della Regione Toscana. Tutti i servizi sanitari regionali, tutte le ASL, tutti i dipartimenti di prevenzione, tecnici della prevenzione, dei servizi prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o di igiene pubblica ne sono forniti e lo possono consegnare ad ogni cittadino per valutare lo stato di conservazione e le azioni che devono essere intraprese per mantenere in sicurezza questo materiale. Quindi si va dal ripetere periodicamente un controllo oppure dall'incapsulare, quindi da fare dei semplici interventi di manutenzione per la conservazione oppure dalla bonifica. Questo algoritmo si chiama Amleto, lo si può trovare anche su internet cercando sul sito della Regione Toscana. Allo stesso tempo, come dicevamo prima, la bonifica può essere condotta solo da imprese specializzate, deve essere effettuata in tutti i casi in cui il materiale non è in matrice compatta e anche quando è in matrice compatta e non è effettuata dal privato cittadino. In ogni caso il conferimento in discarica e il trasporto può essere effettuato solo da impresa iscritta all'albo, quindi il privato cittadino non può compiere queste due ultime azioni da sole. La cosa che mi sento di dire, che forse è più importante, ogni cittadino deve e può mettere attenzione a dove si trova questo materiale, proprio per la grande diffusione che ha avuta nel secolo scorso. Perché, come dicevamo, lo si trova dai giocattoli, sapete, uno studio recente dell'ISPO di un paio di anni fa, di 2-3 anni fa, per esempio, ha trovato la presenza di amianto in quantità importante all'interno del DAS, ma in molti giochi. Bisogna ricordare inoltre che molte nazioni non hanno messo al bando l'amianto e ancora oggi lo producono, grandi nazioni come grandi continenti, anzi, perché la Russia, la Cina, l'India, il Canada ancora sono grandi produttori e quindi a volte anche in modo inconsapevole ci troviamo ad importare questo materiale. Quindi porre attenzione ai lavori che andiamo a fare, interrogarsi sulla presenza è un atto dovuto e necessario per evitare di incorrere in rischi importanti. Infine vorrei fare una precisazione importante anche di rassicurazione, perché è indubbio, ormai classificato dalla IARC, nessuno più ha dubbi su questo, che l'amianto è un materiale cancerogeno. È un cancerogeno prevalentemente per inalazione, però bisogna ricordare un'altra cosa, che non basta una fibra per ammalarsi, per fortuna. Banalmente dobbiamo pensare che è un inquinante ubiquitario. Il fondo ambientale è di circa 0,1 fibre litro, il che vuol dire che respiriamo molte fibre ogni giorno e per fortuna non tutta la popolazione si ammala. Questo non vuol dire che dobbiamo tenere bassa la guardia, per cui laddove c'è certezza che ci sia questo materiale bisogna intervenire con le dovute cautele, però non bisogna nemmeno, come dire, farsi terrorizzare da questo. È sufficiente mantenerlo in buono stato e trattarlo in modo opportuno.
Bene, se ci sono, se c'è bisogno di ulteriori informazioni o se c'è bisogno di avere un contatto, potete farlo direttamente presso qualunque presidio delle aziende sanitarie della Regione Toscana, oppure rivolgervi anche direttamente a Siena Web TV, che vi metterà in contatto con noi.